Anche questa qui è la colonna dove Gesù è stato identificato da Giuda. E per dirvi il cuore di Gesù, lui pur essendo Dio, pur sapendo che Giuda era il figlio della perdizione e che quindi le scritture dovevano essere adempiute, la prima parola che dice a Giuda, gli dice: amico, chi stai cercando? Fate passare. Fino all'ultimo momento, fino all'ultimo secondo, fino all'ultimo istante, Gesù dà la possibilità a Giuda di girarsi e gli dice: io sono ancora tuo amico, nonostante quello che stai facendo, amico. In qualsiasi momento della tua vita c'è un momento in cui Gesù ti stende la mano, non importa quello che hai fatto, non importa quanto in basso sei caduto, non importa il tipo di peccato che hai commesso, Gesù ti stende la mano e ti dice: io sono ancora qui ad accettare la tua amicizia, se tu me la vuoi dare, perché per me non è cambiato niente. Ricordatevi, questa è la base del patto. Il contratto è basato su qualcosa che deve essere da due parti. Il patto è basato da una parte: Dio non ha fatto un contratto con l'umanità, Dio ha fatto un patto, ha mandato il suo unico figliolo, che chiunque accetti quello che Cristo ha fatto sarà salvato. Amen. Amen. Amen.